In sala stampa il coach della Virtus Cassino Roberto Russo al termine del match BPC Virtus Cassino, tecnica sala Consilina, terminava con il punteggio 95-80 per i padroni di casa. Coach, un commento sulla partita. No, innanzitutto c'è da fare una premessa, perché penso che sia giusto anche riuscire a dare un valore a quello che è il sacrificio di una società. Con la vittoria di oggi a 4 giornate dalla fine della regular season, Cassino è matematicamente nelle prime 8, e questo è un risultato straordinario, un risultato incredibile se si pensa a come è nata la stagione, da come la società si è dovuta mettere nuovamente a costruire dopo anni sfortunati. Va bene, però si è messa lì con grande umiltà e grande sacrificio, e alla fine questo comunque è un piccolo risultato, un risultato che ripaga tutti, ripaga i sacrifici dei giocatori, ripaga il sacrificio dei tifosi, di un ambiente che si è ricreato, e giocare, va bene, la quintultima partita, e giocarla sapendo che puoi entrare nelle prime 8 matematicamente, è una grande soddisfazione, una soddisfazione per tutti. Poi la partita, francamente, è una partita che temevo tantissimo, perché Sala Consilina, basta guardare e confrontare quelli che sono i risultati delle ultime giornate. Domenica scorsa ha distrutto Salerno lasciandoli a 50 punti. Devo dire però la verità che oggi la squadra si è meritata dall'inizio alla fine, e quindi riuscire a fare 50 punti i primi due quarti in situazioni anche di emergenza significa che la qualità umana dei giocatori è sicuramente al di sopra di quella che è la qualità del giocatore. Chiaro che poi il terzo e il quarto periodo venuto fuori quello che non volevamo e che non volevo che venisse fuori, però purtroppo bisogna essere molto più attenti e molto più bravi tutti quanti, perché ora mancano poche giornate alla fine, il nervosismo è sicuramente tanto e bisogna che i direttori di gara siano molto più coscienziosi, molto più attenti, i commissari molto più precisi, i designatori molto più bravi, i giocatori molto più pacati, va bene, perché chiaramente con questa riforma dei campionati tutti si giocano qualcosa, però bisogna essere un pochino più bravi tutti, non cadere in quelle provocazioni nel quale oggi siamo caduti. È un peccato perché poi la squadra appena si discosta da quella che è l'obiettivo della partita, chiaramente inizia a andare su un'individualità, su una confusione che in questo momento non ci può vedere protagonisti. Invece bisogna essere molto bravi, molto calmi, va bene, sapere che possono succedere anche queste cose che sono successe stasera, dove a detta di alcuni giocatori loro chiaramente hanno fatto di tutto per cercare di rientrare in partita e noi ci siamo cascati perdendo assolutamente il controllo, e questo non va assolutamente bene. Alla stampa il direttore sportivo della Virtus Cassino Alberto Manzari, al termine BPC Virtus Cassino di Esel Tecnica Sala Consilina, terminato con il punteggio 95-80 per i padroni di casa. Un commento sulla partita e un commento anche sulla splendida performance dei giocatori, in particolare un grande apporto di rete dalla panchina di Petronella e di Alessio Truglio, ma in generale una grande partita di tutti quanti. Un commento sulla partita. È una partita, quella di questa sera, dai due volti, perché la prima parte della partita siamo stati in completo controllo del match e abbiamo giocato sui binari su cui volevamo giocare, e nel momento in cui abbiamo sciorinato la nostra pallacanestro senza troppe problematiche esterne dettate da arbitri o comunque da nervosismo in cui volevano indurci gli avversari, l'abbiamo condotta con estrema tranquillità. Con un mio dirigente commentavo al termine del secondo quarto come
il metro arbitrale fosse stato fino a quel momento abbastanza lucido e abbastanza lineare, tant'è che poi noi come la squadra avversaria abbiamo giocato le nostre pallacanestro e abbiamo avuto alla fine del secondo quarto la meglio noi. Nella seconda parte succede quello che non doveva succedere. E secondo me c'è stata poca attenzione nel tutelare da quel punto di vista la squadra che in quel momento primeggiava sul parquet. Ed è normale che una squadra che deve recuperare la partita deve mettere in campo un qualcosa in più e un qualcosa anche per certi versi di proibito, e nulla vieta, diciamo, questo. Ci sarebbero due persone vestite di grigio sul campo che dovrebbero, insomma, tutelare un pochino le dinamiche di campo. Questa sera è successo parzialmente perché poi l'inerzia con delle chiamate scellerate su una bagarre che si è creata in campo con il nostro Matteo De Leone che faceva da paciere e che poi è stato espulso, con diciamo sputi che sono volati dalla squadra avversaria contro i nostri giocatori, cioè cose che, ripeto, fanno parte dello sport, ma ci sarebbero due persone chiamate a gestire la gara che dovrebbero essere più attente alle dinamiche di campo. Noi comunque siamo stati bravi a non farci ancora di più condizionare e niente, la Virtus Cassino ha dimostrato di essere questa sera quella che poi alla fine meritava i due punti, li abbiamo portati a casa e l'aspetto più importante, rimarco quello che ha detto poc'anzi il coach, che questa squadra oggi ha matematicamente diciamo conquistato quello che ci eravamo prefissati all'inizio stagione. Adesso viene la parte più bella, perché inseguiamo da qui in avanti il nostro sogno di arrivare tra le prime quattro, senza pressioni, senza troppi condizionamenti mentali. E adesso ci riposiamo un pochino per Pasqua e poi dalla settimana prossima prepariamo Caserta. Esatto, prossima partita fuori casa a Caserta dopo lo stop pasquale e la settimana di Pasqua. Quali sono le sensazioni in vista del prossimo match? Beh, con avendo riagganciato Sant'Antimo che ha perso questa sera in casa con Avellino, e con Caserta che dopo una prima parte abbastanza equilibrata poi ha superato agevolmente Corato, oggi ci ritroviamo con lo scontro diretto a favore con Caserta e con la partita che dobbiamo giocare domenica prossima ovviamente, e a pari punti con Sant'Antimo, con entrambe le gare da giocare fuori casa. Sappiamo che saranno due partite complicatissime, sappiamo che saranno due partite decisive per il nostro destino, saranno le partite più difficili del campionato, saranno le partite in che giocheremo in un ambiente non caldo, caldissimo, e quindi dovremo essere bravi, come abbiamo fatto questa sera per certi aspetti, a non entrare in nervosismi, ad essere più calmi, ad essere più in controllo, perché se giochiamo la nostra pallacanestro, una pallacanestro frizzante, una pallacanestro giovane, una pallacanestro che diverte e che ha fatto appassionare tanti tifosi e il tanto pubblico che anche questa sera in un turno infrasettimanale di mercoledì ci è venuto a sostenere, veramente un palazzetto che ribolliva dalla passione e dall'amore per i ragazzi che giocavano e per questa società, e di questo li ringrazio pubblicamente nuovamente. E per concludere dico di vivere una settimana tranquilla, di ricaricare le batterie e poi a Caserta venderemo cara la pelle per una battaglia che comunque è fatta da chi la gioca, e noi andremo a Caserta per giocarcela, per un obiettivo ambizioso che una società ambiziosa come la nostra vuole combattere fino alla fine per conquistarlo. Grazie mille al DS della Virtus Cassino, Alberto Manzari. Grazie.